Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Overwatch 2. Io sono Glacial Sphere ed oggi voglio provare a riprendere Ekko perché voglio capire meglio come poter utilizzare questo eroe, o meglio questa eroina, chiamatela come volete. Quindi questo sarà un altro gameplay su Ekko. Ho visto che il primo è andato molto bene, voglio vedere se appunto a livello di visualizzazione intendo, voglio vedere se riesco ad imparare meglio ad usare questo campione perché me lo sono trovato contro pochissime volte, devo ammettere che la usava davvero pochissima gente. E mi è sembrato davvero forte, però molto difficile da usare bene. Quindi vediamo cosa riuscirò a fare in questo video. Nel frattempo vi ricordo di lasciare come sempre un bel mi piace al video, di commentare facendomi sapere cosa ne pensate voi di Ekko e se avete magari qualche consiglio, qualche consiglio appunto per usarla al meglio. E iscrivetevi al canale ovviamente per non perdervi i prossimi caricamenti. Ora i video di Overwatch rallenteranno un po', ve lo dico come frequenza, non ci sarà più un video al giorno di Overwatch, ma saranno intervallati da altri videogiochi, bisogna, è giusto anche lasciare spazio ad altri videogiochi, come per esempio League of Legends potrebbe essere. Allora, iniziamo a fare qualche danno così. Ecco fatto. Continuiamo a fare danni. Ricordiamo che la nostra E è una finisher, ok? Perfetto. Cioè, io non ho fatto nulla, ma dettagli. Agiamo come se avessimo fatto qualcosa anche noi, no? Perfetto, crepa. Devo stare abbastanza lontano con Ekko, eh. Ho visto che paga rimanere molto lontani dal fight. Ecco qua, abbiamo fatto un bordello di danni noi in questo momento. Ritorniamo in volo. Preso. No, dai, mi ha ucciso lui. Vabbè, lui ovviamente è molto più preciso con i colpi, eh. Lui è molto più preciso, molto più facile per lui colpire da lontano. Mentre per me è molto più difficile, avendo dei colpi che hanno una rosa così ampia, vedete? L'ideale per Ekko sarebbe rimanere a corto raggio, a medio raggio, mi sa. Qua ho fatto un po' in giro dell'oca. Ricordatevi che possiamo planare noi con Ekko. Crepa. Buono. Perfetto. Chi c'è dietro di me? Torniamo su, torniamo su. Ascendi, brava. Ottimo. E non siamo riusciti a colpire Genji che è qui dentro. Ok, dovrebbe essere morto ora. Perfetto. E si gode. Tiriamoli giù la barriera. Colpiamoli il più possibile. No! Ok, è morto. Buono. Oh, li stiamo ricacciando dentro, praticamente. Nella loro base. Poverini. Ecco Genji qui. No, anzi, è lei. È Kiriko. L'occhio di Horus, avete capito? Ho tirato un po' a caso sta. Via, 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 via. Hanno tirato tutte le ultimate insieme. Qui tocca indietreggiare un attimo, eh. Vai, vai. Tiriamo giù la barriera. Via, 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 via. Bombardiamoli un po'. Io sarei dietro di te però, grazie. No, crepa. Buono. Noi ce ne andiamo giù di qui.
Rigabbiamo un po'. Guarda che divento Moira, eh. Divento Moira, poi è un casino. Ok, sono di nuovo Echo. Niente, quel tipo ha preso Reinhardt e abbiamo iniziato a perdere malissimo. Questo per farvi capire quanto è forte Reinhardt. Buono. Buono. Andiamo in alto. Prendiamoci questa cura. Buonissima, morta anche Moira. E si gode quando muore Moira, eh. È imperativo godere. Quando vedete Moira morire. Ecco, Reinhardt da lì. Ok, abbiamo fatto un bordello di danno alla sua armatura. Al suo scudo. No, guarda quello là. Continuiamo a fare danni. Aspettiamo che si ricarichi questa bella cura. Andiamo un po' a colpire questo soldato, eh. No, ho fatto la cazzata, sono andato melee. Non devo ovviamente mai andare melee con Echo. Però vedete che sto facendo dei buoni danni, eh. 4700 danni, magari non sono tantissimi. Ah, peccato non essere lì quando ho ultato quella tipa. Junker Queen. Non sono magari tantissimi per uno che gioca assiduamente ed è bravo a questo gioco. Però per me che me la gioco tranquillamente, non sono malaccio, eh. Ok, via da questa palla. Niente, oh, cioè io non posso rispondere al fuoco. È assurdo. Devo curarmi da qualche parte. Vai. È per forza che il carico ha raggiunto il checkpoint. Boh. Cioè è praticamente impossibile colpire quei tipi. Devo andare comunque più vicino, eh. Devo andare assolutamente più vicino. Dai, di poco si è messo davanti Reinhardt con lo scudo. Vabbè, ragazzi, questa partita è stata completamente rotta dal fatto che quel tipo ha preso Reinhardt a un certo punto, al posto di Sigma. Ha iniziato a mettere quello scudo e i nostri non sono più riusciti a fare una sega. Forse io devo riuscire a flancare un po' di più. E niente, abbiamo perso. Questo raggio è buono solamente come finisher, non in generale. Quando i nemici hanno poca vita, hanno meno di metà vita, per la precisione. Attivate quel raggio. Azione migliore della partita, che dico, davvero? Sono davvero curioso allora. Ah, ho ultato. E quando ulta Kiriko diventa davvero tosta. Ha ultato anche la nostra Junker Queen, ma non ha potuto fare nulla. Era sola. Io non ero in quella battaglia. Bene, abbiamo fatto la prima partita con la nuova Echo, quindi andiamo a farne subito un'altra. Ed eccoci qui con questa nuova partita, sempre con Echo, e vediamo se potrà andare meglio magari, perché la prima partita li stavamo letteralmente respingendo nella loro base e poi non abbiamo più avuto alcuna possibilità nel momento in cui il tank ha cambiato e ha preso Reinhardt, perché l'altro soldato era già bravo, come avete visto comunque mi ha ucciso da parecchio distante. Aveva già fatto dei bei danni già nelle prime schermaglie quando li tenevamo in base. Quindi da quel punto di vista non è cambiato nulla. Il tank ha letteralmente distrutto la partita prendendo Reinhardt. Ok, a questo punto Reinhardt ce l'abbiamo noi. Noi forse dovremmo essere un po' più flancosi con Echo. Dovremmo cercare di portare a metà vita i nemici con le bombe e questo sparo qui. E poi usare subito il raggio, perché il raggio contro i nemici a metà vita è qualcosa di formidabile. È molto molto forte.
Dai, andiamo. Hop. E si vola, ragazzi, si vola. Vai. A questo punto mettiamo subito le bombe là e attacchiamole a qualcuno. Vabbè, è impossibile colpire la gente. Guarda chi arriva, Genji qui dietro. Niente, sono morto. Genji era col contrattacco, magari, per quello che mi ha ucciso così, eh. Ah no, Ana mi ha ucciso? Tuo zio, che culo. Andiamo, andiamo, andiamo. Vai, planando siamo anche un po' più veloci. Adesso saremo noi ad attaccare da fuori, però. Dai, non sono riuscito a ucciderla, peccato, peccato. È arrivata tutta la combriccola di gente a salvarla, perché guardate lì che stava per morire, eh. Stava davvero per morire. Vai, andiamo, andiamo, andiamo. Ecco, come vi dicevo, è abbastanza difficile da usare, non è così semplice. Non è un danno semplicissimo da usare. Cerchiamo di volare. È buono. Vediamo di defilarci un po'. What? Mi ha rispedito le bombe indietro? Davvero? Le conta come proiettile le bombe? E te le rispedisce indietro? No, stavo per attivare la E per uccidere Bastion. Però Bastion è comunque morto, non è buono. Vabbè, cosa ho ultato, non è che ci potessi fare molto. Ora stanno facendo tutti un bordello di danni, ma poco prima di questo fight ero io il top damage della squadra. Dai, andiamo. Mi sa che Reaper là ci lascia, eh. Quanto riesce a tenerli occupati? Abbastanza. Abbastanza per poter arrivare noi a finire il lavoro. No, questo mi grabba però, vero? Sì. E invece. Via, 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 via. Andiamocene un attimo qua, che abbiamo tirato un po' troppo la corda, eh. Ora loro arriveranno da là, immagino. Aie. Dammi un attimo Genji, un secondo. Come faccio a non colpire mai nessuno io con questa roba qui? Niente, non colpisco mai nessuno, davvero. Dov'è andata? Lì. Crepa, per favore, grazie. Ecco, mo mi suicido con le bombe. Guardate che mi fanno danno le bombe. Grazie, Kiriko, curami. Gracias. Buono. No, niente, non potevo fare nient'altro. Peccato, al 99% ce l'hanno preso. Peccato. Oh, io 3000 danni sto facendo, 3500 danni, top damage del team. Quindi non mi sembra di star giocando troppo male. Ho anche 8 eliminazioni, 4 assist. No, aspetta, quelli non sono gli assist. Saranno le morti, forse. Forse ho 0 assist. E che botta che mi ha dato. No, sono morto, vero? Devo andarmene assolutamente. Crepa, grazie. Più o meno posso stare un po' qui da lontano e sparare, ma con questa vita non è che posso fare di più, eh. Ah, pure. Vabbè. No, sono andato contro la palla di.
Coso, Wrecking Ball. E niente, qua Junkrat ha davvero fatto. Ha fatto faville qua. E vedrete se perderemo il punto, eh. Il caro vecchio bug del 99% se lo tirano indietro fin da Overwatch 1. Sì, perso. Peccato. Ah, mi sarei potuto mettere anche qui a sparare. Sarebbe stato molto meglio. 0-1. Ok, dai. 0-1. Non è tutto da buttare, comunque. Non è tutto perso. Aspettiamo di vedere come si svolge quest'altro round. Questo mi sembra un buon angolo per fare canestro. Proviamo. Ah, debole. Tira davvero in maniera molto debole. Rimettiamo la palla. Vai. Qua forse fa meglio. Non colpirmi la palla, che qua. Ah, peccato, ferro, ferro, ferro. Ok. 3, 2, 1, vai. Via. Allora, tiriamo subito le bombe per fare un po' di danni là in fondo. Eccoli. Ecco che arriva la palla di Moira. No, dai, ma che stupidata che ho fatto. Sono andato dentro l'abilità di Sojourn. Che stupidata. My bad qui. Proseguiamo, proseguiamo. Cosa fa questo? Vabbè, il Sojourn qui mi ha preso di mira alla grande, eh. Guarda qua. Fin da subito, boom, via, morto. Easy. Ora sono loro a non farci uscire dalla base, però. Pepa, grazie. Bene, crepa. Ok, dai. Ho ammazzato almeno il loro supporto, la loro Ana, non si possono più curare troppo. Sojourn di nuovo mi ha ucciso, cioè Sojourn letteralmente c'ha il mirino su di me in questa partita. Avanziamo, avanziamo. Dai che arrivo. Crepa, addio. Buono. Ah, qui dietro c'è forse Sojourn? L'ho vista passare? No, non mi sembra, ok. Li ho tirati tutti sul muro, peccato. Avrei potuto fare molto meglio. Ok, tiriamogli già un po' di scudo. Lui. Non è che stia facendo molto bene a fare questa cosa, eh. Appunto. A farsi fare danno in questo modo. Che cazzo, danni sono? Ma vaffanculo, Bastion. Niente, ha tirato la granata e via. Ha fatto fuori tutti sto Bastion. Anche allora Sojourn davvero sta distruggendo tutti i livelli di danni. Era quello che prima aveva Junkrat. Top, davvero bravo. Ok, andiamo qui sopra. Buono, crepa. Muori. Guarda, io mi prenderei Moira molto volentieri. Dammi Moira. Via. Bella lì, dai. Non ho fatto una brutta azione qui. Quella Sojourn là però è pericolosa. Dai, l'ho quasi ammazzata. Uccidetela. Che culo che non è morta. Muori. Perfetto, dai. Questa spedizione punitiva contro Ana è andata bene. Comunque come livelli, come danni sono lì con Bastion, quindi insomma, niente male. Come danni.
le cure che vedete sono quelle che ho fatto tramite Moira. Ok. No, abbiamo perso, peccato. Però dai, in questa partita non mi sembra di essermela cavata troppo male, sinceramente. Peccato per la partita persa, però. Niente male la partita in generale per quanto mi riguarda. Azione migliore della partita Rodog, davvero? Nella prima, quindi, nel primo round. Ah, qua avrei ucciso me. Ah, no, è vero, qua me l'ero fugata. E beh, lui ha buttato giù tutti, però. GG. Ha buttato giù forse tre persone. Bella dai, quindi andiamo subito a fare l'ultima partita di questo video, sempre con la nuova Eco. Partita trovata di nuovo e andiamo con la nostra Eco. Eccoci qui. Ah, una partita già iniziata, ok. Anzi, già iniziata e già finita, che è? Ma è già finita la partita. Scusatemi. Questa ovviamente non conta come partita, ma Overwatch non dovrebbe fare queste cose. Cioè, penso che il matchmaking sia abbastanza intelligente da capire quando una partita sta per finire e sta per finire malissimo. A questo punto non ributtare dentro un giocatore a caso, solamente per fargli vedere l'azione della partita di un altro. Cioè, voglio dire. Wow, incredibile. L'azione migliore della partita, oh. Ecco, questi erano quelli dell'inizio partita, però al contrario. Non sono mai usciti dalla base. Detto ciò, dai, andiamo subito a fare l'ultima partita vera, si spera, di questo video su Eco. Eccoci qui, partita trovata. Questa volta una partita vera, finalmente. E andiamo con Eco. Vediamo se riusciamo a fare il video perfetto al contrario, ovvero perdere tutti e tre i game. Pur giocando comunque boh, relativamente bene, non mi sembra di aver fatto così tanto schifo. Alla fine io mi baso molto sui danni, cioè sui numeri, sono cose che comunque sono abbastanza lì oggettive da vedere. Nel momento in cui sono uno che comunque fa i danni in linea con i danni avversari, non penso di essere quindi la causa della perdita della partita, ecco. Nel caso in cui vedessi tipo danni avversari 5.000, danni miei 1.000, lì capirei che forse sono io magari a dover raddrizzare un po' il tiro del gioco, oppure sono io ad essere una pippa colossale. E perché eravamo tutti lì noi, scusatemi? Ma che cacchio di problemi abbiamo? Boh. Andiamo, andiamo. Guarda lì, sono rimasti là. Abbiamo gente AFK. Anche questa partita è una partita di merda. Beh, qui Overwatch ha voluto darci una partita di merda, no? Così a caso. Minchia che danni. Vabbè, raga, senza tank la vedo dura vincere questa partita. Oh, è arrivato, è arrivato. È arrivato. Era AFK, ha detto, beh, dai, diamogli il primo punto. Così. Diamogli un po' di vantaggio. Poi magari inizio a giocare, eh. Che schifezza. Poi questo che tira le spell qui sta palesemente trollando, boh. Ci sono i troll pure su Overwatch, a quanto pare. Ma che danni sono? Ma scusatemi. Ma McCree, cioè cos'ha? Lei è in bot? O stava sparando a caso? Ok, stava sparando a caso. Perfetto. Come al solito qui su Overwatch, in cui la gente spara a caso e fa headshot. Allora, proseguiamo. Andiamo con Eco. Questa volta devo ovviamente migliorare anch'io, eh. Qui sto giocando male, ma è difficile giocare bene quando hai un team inesistente come questo. Guardate, muoiono tutti. In continuazione. Cioè, l'unica cosa che fanno è morire. Buono. No, 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 via. Figurati se non c'era Ashi pronta a uccidermi con il cecchino. Guardalo lì. Guardalo lì. Fiera, prende la mira con calma e tac. Posso fare meglio di così? Comunque, minchia, 2000 danni sta facendo il nostro Genji, eh. Sta davvero facendo un bordello di danni. Gli altri avversari invece sono in linea con i miei di danni alla fine.
E devo cercare di colpire ovviamente loro dietro, eh. Buono. Un po' di cure. Grazie. Ecco, io devo cercare di colpire quelli dietro. Non ha molto senso che mi metta a colpire il tank. Eccoli là. Cosa aveva? Ah, sta voltando solo per me? Ok, strana questa cosa. Sì, ha voltato letteralmente solo per me. Boh, molto strano. Stavo vedendo cose davvero brutte là. Oppure belle, non so chi stava tirando quella ultimate. Ok, era nostra. Quindi spero belle, però noi non abbiamo ammazzato nessuno. Beh, gli mancava un danno, effettivamente. Come scusa? Ma ho laggato perché non l'ho vista io. Ah, si era fermata sotto le scale. Ok, forse mi resur... Ok, buono. Mi resuscita lei. Buono. È ancora qui dietro lei? Buono. Uccidi quell'ascia di merda. Buono, buono, buono. Az! Rico mi ha ucciso? No. È l'altro. McCree. Altra resurrezione, grande. Crepa. Beh, se ti fermi a sparare, ovvio che ti ammazzi, eh. Ho tirato un po' tutto a caso qua, non va bene. Devo sparare meglio. Buono. Dai, crepa, mostro. Buono. A chi stanno sparando? C'era qui, Moira forse? Ah no, Rodog. A casissimo Rodog. Figurati se non sicura. No, peccato. Non riuscivo a fare molto danno lì dentro. Li avessero uniti quando ho tirato le bombe, sarebbe stato ancora meglio. E niente, beh, Bastion dentro fa il cavolo che vuole. Forza. Nada. Niente. No, via, 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 via. Dammi Moira. Bisogna rispondere al fuoco con il fuoco, no? Qualcuno mi ha ammazzato? Crepa. Godo. Buono. Se gli avversari hanno Moira, io sicuro mi ulto lei, guarda, sicuro. Dai, via te, sciò. C'è qualcuno qui sopra di loro? Sì, che c'è qualcuno. Aia, oh. No, si è rifugiato qui dentro, sta merda. Niente, si sono curati. Ma porco cane. Fammi scendere. Via via. No, niente, mi ha ucciso. Peccato, peccato. Qua perdiamo, ma io sono fiero di aver fatto top damage del team. 8500 danni. Con Eco, quindi non me la sono giocata per niente male.
Peccato aver avuto un team mezzo FK, guardate anche un altro che se ne è uscito così a caso. Peccato, peccato, però questa non è andata così male. Forse abbiamo fatto il play of the game? Forse? No, niente, Genji. Va bene, dai. Va bene comunque. Vediamo qual è. Qui mi sa che anche noi però abbiamo fatto qualcosa, no? Forse non c'eravamo proprio, minchia, lui ha distrutto tutti. Ok, sì, ci sta. Play of the game anche abbastanza meritata. Ne avevamo solamente ucciso McCree, o Cassidy, chiamatelo come volete. Bene, quindi, detto ciò, questo video con Echo per riprovarle e migliorare con lei è finito. Vi ricordo di mettere un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!